Buonasera, mi chiamo Alexandra e sono la vicepresidente della sezione di Roma di Fidapa BPW. Questa intervista sto facendo all'interno di un progetto nazionale in cui cerco di approfondire come vengono svolti, realizzati i temi legati all'educazione di qualità, alla coesione sociale, all'inclusione e alla cittadinanza attiva all'interno delle enti e delle società. Stasera abbiamo enorme piacere di fare intervista all'interno del bellissimo polo museale Arapacis e il mio ospite è Lucia Spagnuolo, la curatrice del museo. Buonasera Lucia. Buonasera a te Alexandra e grazie per questa richiesta di intervista che mi ha fatto molto piacere. Grazie a te per il tempo e per questa possibilità. Lucia, io so che allora tutti conosciamo un po' il museo, così insomma abbiamo sentito parlare almeno, però io so che questo museo è anche legato alle donne. Allora, in maniera indiretta e anche un po' particolare sì, nel senso che questo è un museo un po' diverso dagli altri, perché è un museo che non custodisce solo una collezione permanente, ma tutela e conserva un monumento. Noi a Roma siamo abituati a vederne tantissimi di monumenti, è vero. Ma generalmente sono monumenti che sono all'aperto. Anche questo monumento era stato costruito per essere all'aperto, però varie vicende storiche hanno fatto sì che venisse conservato all'interno di un museo. E quindi il museo conserva il monumento, ma racconta anche tutta la storia legata alla sua costruzione, all'oblio che in qualche modo ha subito, al recupero del ricordo di questo monumento, alla sua ricostruzione, al suo recupero e alla sua ricostruzione. E all'interno di tante storie, quindi, ci sono anche dei personaggi femminili molto interessanti, soprattutto legati alle origini, perché questo monumento era un po' il manifesto della politica augustea e del progetto dell'imperatore Augusto, progetto nel quale la famiglia era fondamentale, e quindi le donne, che erano coloro che poi dovevano portare avanti la famiglia proprio da un punto di vista di eredità, successione, quindi erano negli elementi fondamentali, ma non solo per questo, l'elemento femminile è molto raccontato, ma perché ci sono proprio stati dei personaggi come la figlia di Augusto, ma soprattutto la moglie di Augusto, Livia, che è stata una grandissima statista in realtà, che ha mosso probabilmente molte pedine, ecco. Diciamo, senza che fosse così evidente la sua influenza politica, per quanto invece lo era. Ecco, quindi la presenza femminile da sempre è stata fondamentale. Bene. Secondo te il sistema educativo italiano è in tempo con la realtà di oggi? È compatibile o ci sarebbe qualcosa da migliorare? Beh, sicuramente è un sistema in grande trasformazione, lo dico anche da madre, da quello che vedo dagli insegnanti che portano i loro alunni quando vengono in gita in museo, da quello che fa appunto mio figlio a scuola e delle sue esperienze, e ho notato che ci sono comunque stati dei cambiamenti negli ultimi anni e delle trasformazioni che secondo me andranno sempre di più a finalizzarsi nei prossimi anni. E come per noi in museo, anche per gli insegnanti, sta diventando sempre più importante un approccio partecipativo. Cioè non diciamo lavorare solo in una logica di apprendimento tra chi sa e chi deve imparare, quindi come una sorta di imbuto di trasferimento di notizie, ma invece un incontro, un confronto e uno scambio che quindi aiuta una crescita da tutti e due i lati. Invece sì, perché ho visto anche che state organizzando le gite scolastiche, attività didattiche, quindi avete anche diciamo, una parte delle vostre attività dedicate ai giovani ragazzi, mi immagino. Assolutamente. Abbiamo tutta un'offerta, un cosiddetto catalogo scuole, che tutti i musei di sovrintendenza, che sono più di 20, che fanno parte appunto del circuito dei musei di sovrintendenza capitolina, offrono alle scuole di Roma e provincia, che peraltro sono attività gratuite. Quindi c'è proprio un catalogo consultabile online sul sito Scuole Musei in Comune, e ci sono attività che vanno dalle visite guidate in musei, aree archeologiche, ville storiche, tutto quello che fa parte della nostra sovrintendenza, ma anche attività di laboratorio, quindi attività un po' più pratiche, manuali, che vengono realizzate in museo con l'assistenza di operatori specializzati. Ok, invece tu, per arrivare dove sei, che è un posto bellissimo, penso che dà anche tante soddisfazioni, cosa hai fatto? Che percorso educativo, di esami, di
cose dovevi fare? Beh, è stato un percorso piuttosto impegnativo come tanti della mia generazione. È un percorso di laurea in archeologia classica, poi un diploma di specializzazione in museologia, un master in servizi per i beni culturali. Sacco di Sì, che in cose. realtà ti aiutano a farti le ossa perché poi l'esperienza è fondamentale e non si esaurisce mai, nel senso che poi anche quando sei arrivato ad un ruolo, diciamo, più gestionale, hai sempre tantissimo da imparare, io lo vedo quotidianamente. Certo. E poi chiaramente c'è il concorso, perché poi per Certo. entrare all'interno di un'amministrazione pubblica l'ultimo step fondamentale è quello del concorso. Lucia, quali attività state mettendo in campo per una maggiore inclusione sociale? All'interno delle vostre mostre, delle vostre visite, ci sono attività dedicate, attività o magari qualche percorso dedicato proprio alle persone, con qualche esigenze particolari? Grazie per la domanda perché è un tema a cui teniamo molto. Sì, negli ultimi anni in realtà la Sovrintendenza Capitolina ha lavorato proprio in direzione di maggiore accessibilità delle proprie iniziative, delle collezioni permanenti in maniera particolare, e quindi noi al Museo della Rapace è già da diverso tempo che offriamo per quanto riguarda la collezione permanente il monumento, un percorso per esempio per persone non vedenti con operatore specializzato, che non è un percorso dedicato nel senso che gli spazi e i pezzi sono Non sono diversi. separati, No, si diciamo, tratta di fruire dello stesso spazio e della stessa collezione con modalità differenti e con l'assistenza di un operatore, e no. questo è Con importante perfetta inclusione, sottolinearlo. diciamo. E negli ultimi anni, diciamo in realtà negli ultimi mesi, nell'ultimo anno in particolare, ci siamo anche più focalizzati sulle mostre temporanee, quindi abbiamo cercato di fare uno sforzo in direzione di una maggiore accessibilità, soprattutto con attenzione alle persone non vedenti, ipovedenti e alle persone sorde, anche per le ultime due esposizioni temporanee che abbiamo allestito qui al Museo della Rapacis. Infatti, ho visto, mi hai fatto vedere la mostra di Lucio Dalla e ho notato che ci sono questi pannelli speciali. Sì, ci sono pannelli di sezione, diciamo scritti con un font più grande, dedicati agli ipovedenti, e che però sono anche stampati con, diciamo, realizzati in braille, quindi c'è un testo per ipovedenti e un testo per non vedenti che leggono il braille contemporaneamente. Laddove però il non vedente, cosa piuttosto frequente oggi, non potesse leggere il braille perché non tutti lo imparano più, non è più così diffuso, c'è anche un'audiopenna che può essere richiesta in biglietteria che fa ascoltare lo stesso testo che c'è sul pannello con delle cuffiette, quindi È è diciamo perfetto. supporto integrativo, ma si tratta dello stesso testo. Certo. Ho notato anche, mi hai fatto vedere, mi hai fatto anche ascoltare che alcune canzoni di Lucio Dalla sono state interpretate con la lingua dei gesti, per le persone giustamente che non riescono a sentire. Sì. Questa è stata, come dire, un'idea che ci è venuta grazie ai contatti che abbiamo con il Dipartimento Politiche Sociali e la Direzione Servizi alla Persona di Roma Capitale, che ci offre da tanti anni, cioè da tanti anni, da ormai un paio d'anni, un servizio molto importante che è quello di interpretariato in lingua dei segni. Quindi loro forniscono per le nostre visite guidate, per i nostri convegni, le presentazioni di mostre, eccetera, l'interprete che noi richiediamo di volta in volta. Ed è un servizio fondamentale perché aiuta a diffondere anche nella comunità sorda, che è una comunità un po' più chiusa rispetto a quella degli ipovedenti e non vedenti, tutte le attività che esistono. E grazie a questo contatto abbiamo conosciuto anche l'esperienza delle canzoni interpretate dagli interpreti in lingua italiana dei segni, che negli ultimi anni al Festival di Sanremo è un'esperienza che si è vista, ed abbiamo immaginato che forse poteva essere interessante scegliere tre canzoni di Lucio Dalla e chiedere a un interprete esperto su questo, perché Mauro Iandolo lo è, di realizzare dei video appunto che potessero consentire la fruizione sia delle persone sorde che alle persone udenti degli stessi pezzi musicali. Allora, lui è Mauro Iandolo, è un interprete in lingua italiana dei segni che sta interpretando La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla in lingua italiana dei segni. Sta trasformando in una sorta di insieme di danza e linguaggio del corpo la musica, e quindi sta trasmettendo il testo, il significato della canzone, ma anche la musica attraverso il linguaggio Hai menzionato nell'ultime ultimi momenti la questione della pandemia, che purtroppo abbiamo affrontato tutti questo periodo un po' buio della nostra storia. E
voi, essendo un museo, insomma, abbiamo saputo anche tutte le difficoltà che hanno riscontrato vari enti, inclusi i musei. Come avete gestito il vostro rapporto con il pubblico, visto che il vostro ruolo come educatore, come insomma, ente che agisce verso coesione sociale è importante? Come avete fatto in questi ultimi 2 anni? Beh, devo dire, è stata impegnativa, è stata una bella sfida anche questa, poi come sempre le sfide in quanto tali ti suscitano riflessioni e ti danno anche la possibilità di metterti ulteriormente in gioco e di trovare delle soluzioni ai problemi, diciamo, cogenti che devi affrontare. Sì, tu hai perfettamente centrato, cioè il nostro problema fondamentale dal momento che i musei sono stati chiusi per un lungo periodo di tempo Esatto, era esatto. quello proprio di non spezzare questo filo, questo contatto, questo rapporto, questa relazione con la città e con i cittadini. Abbiamo usato il tempo che avevamo a nostra disposizione come riflessione importante per la progettualità che poi sarebbe venuta e abbiamo deciso che volevamo non essere soltanto un museo per turisti, perché c'è questo rischio, c'è sempre stato, essendo Certo. un monumento molto A Roma importante poi. a Roma, noi siamo punto di passaggio per tante comitive di turisti, però abbiamo deciso con Francesca, con la mia collega, che volevamo invece puntare ad essere un museo della città, quindi a voler fare tante attività e iniziative che coinvolgessero i cittadini e non Vi i turisti di ringraziamo passaggio. molto. Cosa avete fatto, Però se ci in puoi quel raccontare? momento sì, abbiamo dovuto utilizzare gli strumenti che avevamo a Certo, disposizione, quindi abbiamo certo. realizzato subito dopo la prima fase di lockdown dei video racconti che attualmente si trovano ancora sul nostro sito e Ah, si sono potrebbero disponibili, rivedere. Ah, assolutamente. che Sono 5 video bello. racconti con cui abbiamo voluto raccontare il museo, la collezione permanente, il monumento a tutti, ricordandoli come una sorta di antipasto, come anticipazione rispetto a una visita, cioè con l'idea che quello doveva essere non sostitutivo di una visita, ma un momento di condivisione che poi doveva preparare ad una nuova visita che poi ci sarebbe stata. Incuriosire, insomma, no? Esatto. Bello. E per questo motivo li abbiamo poi lasciati disponibili sulla parte, diciamo, del museo digitale del nostro sito e sono tuttora fruibili. E poi invece abbiamo anche pensato, e in questo siamo stati aiutati dalle prime ragazze del servizio civile che appunto hanno avuto un'esperienza molto difficile, che dovevamo realizzare anche un progetto per i bambini, sempre sul digitale. Ah. E quindi abbiamo iniziato un progetto che si chiama Che storia la Rapacis si racconta? E sono dei video per bambini che raccontano il monumento e il museo. E lo fanno attraverso l'assistenza di un interprete in lingua dei segni, quindi c'è una grande parte di corredo di immagini, c'è una voce narrante, ci sono dei personaggi che danno vita a alcune storie legate al monumento e poi c'è un interprete in lingua dei segni che traduce, in modo che siano fruibili anche dai bambini Guarda, sordi. quando abbiamo finito, torno a casa e vedo tutte le puntate, così Per il già momento di sono questo sono due. incuriosita. Sì. Bene, Lucia, guarda, ti ringrazio di cuore per questo tempo dedicato, per questa possibilità. Abbiamo visto che in realtà fate tantissime cose che magari uno neanche si aspetta da un museo, no? Perché comunque nella percezione comune, museo è una cosa un po'. Con le ragnatele, diciamo, no? Con Un un luogo po' troppo vecchio. seria, un po' vecchio. Invece voi fate tante cose per i giovani, siete molto dinamici e anche aperti alla novità, perché con sistema digitale, insomma, avete perfettamente recuperato il tempo, insomma, di oggi. Beh, speriamo di avere sempre tanta motivazione per andare avanti, che diciamo, ce la dà sicuramente come forza il fatto che amiamo moltissimo quello che facciamo, sia io che la mia collega, però a volte ci sono anche tante difficoltà, quindi speriamo di avere sempre la volontà di superare gli ostacoli per ottenere gli obiettivi, che è la cosa più Ve lo auguro tantissimo, importante. di cuore, guarda. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie a tutti che ci avete seguito, e ci vediamo alla prossima intervista.